Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: in quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole s'oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo e le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte. Il sole, la luna, le stelle che si spengono. Sono qualcosa di apocalittico, fanno parte delle scene che la letteratura apocalittica della parola di Dio consegna al nostro ascolto in questa domenica. E c'è qualcosa di straordinario in questo spegnersi dei grandi luminari fatti da Dio che ci ricorda il fluire del tempo, un tempo di cui noi non siamo padroni, ma nel quale noi abbiamo il compito e il coraggio di poter stare e di poter abitare. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria. Egli manderà gli angeli e radunerà i suoi eletti dai quattro venti, dall'estremità della terra fino all'estremità del cielo. Dalla pianta di fico imparate la parabola. Quando ormai il suo ramo diventa tenero e spuntano le foglie, sapete che l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che Egli è vicino e alle porte. In verità io vi dico, non passerà questa generazione prima che tutto questo avvenga. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Quanto però a quel giorno o a quell'ora, nessuno lo sa, né gli angeli nel cielo, né il Figlio, eccetto il Padre. Questo tempo che fluisce, questo tempo che d'altra parte a volte ci spaventa proprio per la sua velocità con il quale attraversa tutta la nostra vita, diventa l'occasione nella quale noi possiamo scorgere la presenza di Dio. Lo spegnersi di tutti questi grandi luminari crea quasi una sorta di suspense, c'è un attimo in cui tutto sembra fermarsi, in cui tutto rimane sospeso. Capita anche a volte a noi, a ciascuno di noi nella nostra vita, di rimanere così, con il fiato sospeso, presi dalle tante cose che abbiamo da fare, dalle domande a cui dobbiamo dare delle risposte, a delle situazioni nelle quali non possiamo sottrarci. Eppure noi abbiamo oggi l'invito chiaro di questa parola del Signore a non rimanere sospesi, ma a continuare a stare dentro questa realtà senza la paura di quello che può sfuggire alla nostra vita. In questo modo la parola di Dio ci suggerisce allora uno sguardo che è capace di cogliere non solo le cose che accadono in un istante, ma tutto il tempo che fluisce attorno a noi e dentro il quale noi siamo chiamati ad abitare. In questa logica allora il Vangelo ci chiama a stare dentro la dinamica per la quale noi ci riconosciamo come abitanti di questo tempo, aderenti alla realtà nella quale siamo inseriti. A questo punto il Vangelo ancora una volta sollecita la nostra attenzione a rimanere attaccati, aggrappati a quella vita che ci è data di vivere proprio nella concretezza di ciò che accade. E Gesù suggerisce un'immagine, quella di questo fico che mette i suoi germogli, i suoi frutti in un tempo, ma dopo un altro tempo che non ci è dato di sapere in anticipo, darà i suoi frutti. Allora noi possiamo essere capaci e certi di questa profezia di Dio per la nostra vita. Lui è quella tenerezza che è capace di rimanere ad aspettare anche la nostra vita perché possa dare frutto e dare frutto a suo tempo.